Sono già a posto. Buongiorno a tutti. Sì, da piccina quasi non mi si vede spuntare sotto la webcam. Comunque, spero più o meno di essere presente. Grazie, perfetto. Qui tecnicamente ci danno una mano. Sono molto contenta di questo convegno, sono contenta di parteciparvi anzitutto come pubblico perché ci sono tante cose interessanti da imparare, le abbiamo già sentite stamattina e quindi ringrazio ovviamente gli organizzatori per questa boccata d'aria in questo momento così difficile. Il mio compito è quello, a mio giudizio interessante, di parlare di due recenti decisioni della Corte di Giustizia ed in particolare di una di queste decisioni, cioè la sentenza Coppermel dello scorso settembre, che sembrano aver rimesso in discussione le coordinate che il nostro ordinamento aveva trovato quanto al tema della tutela di diritto d'autore dell'industrial design. Come sappiamo, dopo l'introduzione del principio del cumulo tra la tutela come disegno modello e la tutela, appunto di diritto d'autore del design, principio del cumulo che era stato introdotto all'interno del nostro ordinamento sulla scorta della direttiva 98/71, era stato introdotto nella legge di diritto d'autore il punto 10 dell'articolo 2, il quale prevedeva per l'appunto che le opere dell'industrial design possono essere tutelate con il diritto d'autore laddove presentino di per sé creatività e siano dotate di valore artistico. L'introduzione del requisito del valore artistico era stata decisa sulla scorta di una facoltà lasciata dall'articolo 17 della direttiva che aveva appunto introdotto il principio del cumulo delle protezioni, articolo che consentiva ai vari legislatori nazionali di stabilire le condizioni di accesso alla tutela di diritto d'autore per il design, compreso il grado di originalità che la realizzazione doveva presentare appunto per avere diritto a questa tutela cumulativamente con quella dei modelli. Questa norma aveva un'interpretazione che in qualche misura si era stabilizzata in giurisprudenza, nel senso che si riteneva che avessero diritto alla tutela del diritto d'autore i design cosiddetti di fascia alta. E cioè quelli che erano connotati da un valore che trovava un riconoscimento all'interno della comunità degli esperti e delle comunità istituzionali. E come si valutava questo riconoscimento? Tendenzialmente facendo riferimento a degli indici di carattere oggettivo, come il fatto che l'opera fosse, ad esempio, citata dalla critica del settore oppure la presenza in mostre, in musei, il fatto che alle aste venissero battute appunto le opere aspiranti alla tutela di diritto d'autore con valori alti, eccetera. Questi indici per l'appunto servivano per cercare di oggettivizzare questo giudizio relativo alla presenza del valore artistico, anche facendo riferimento ad un principio di storicizzazione che consentisse appunto di non affidarsi delle valutazioni di carattere soggettivo. La sentenza Coffermel, tuttavia, potrebbe aver rimesso in discussione, come dicevamo, questi parametri e in particolare il discorso della legittimità della presenza all'interno delle legislazioni nazionali di un requisito quale quello del valore artistico aggiuntivo al requisito ordinario della creatività, che è quello che presiede alla tutela di tutte le opere come opere del diritto d'autore. Perché per l'appunto questa decisione sembra muoversi in un'ottica, sebbene non chiarissima, un pochino diversa. La decisione Coffermel è stata assunta sulla base di una ovviamente rimessione per interpretazione pregiudiziale che prevedeva due quesiti. Allora, il primo quesito erano quesiti interpretativi non tanto della direttiva 98/71, ma dell'articolo 2 della direttiva 2001/29. Come vedremo, è un dettaglio importante questo, perché nella relazione dell'avvocato generale che aveva preceduto appunto la decisione della Corte di Giustizia, in qualche modo si sosteneva che la direttiva 2001/29 avesse superato, abrogato la direttiva 98/71, compreso la facoltà che questa direttiva dava agli stati membri di decidere per l'appunto
della presenza di un requisito supplementare di accesso alla tutela d'autore del design, quale poteva essere appunto il valore artistico. Comunque, i due quesiti di interpretazione di questo articolo 2, che in sé non dice molto, nel senso che è semplicemente la norma che prevede che gli autori abbiano il diritto di vietare la riproduzione senza il loro consenso dell'opera, il primo quesito chiedeva se questa norma ostasse al fatto che i legislatori nazionali attribuissero ai modelli la tutela di diritto d'autore, ove, a prescindere dalla loro valenza, diciamo così, utilitaria come bene destinato alla produzione di massa, questi, laddove questi presentino un effetto visivo loro proprio che sia rilevante sul piano estetico. Questa era la prima domanda. Quanto alla seconda, ancora più specifica, che chiedeva di giudicare della compatibilità o meno con l'articolo 2 della direttiva 2001/29 dell'introduzione di appunto un requisito equivalente, diciamo, al valore artistico previsto dalla nostra legislazione nazionale. E qual è la risposta della Corte? Diciamo subito che sulla seconda domanda non ha risposto ex professo, dicendo semplicemente: secondo me è sufficiente le risposte che ho dato alla prima delle due domande. Quindi siamo rimaste in qualche modo un po' appesi, se vogliamo così dire, su questo tema, ma ci sono nella risposta alla prima domanda delle indicazioni che comunque possono essere di un certo interesse. Allora, innanzitutto la decisione si concentra sulla nozione di opera. Dice che, perché questo naturalmente è fondamentale per valutare se si possa sussistere o meno il diritto d'autore, perché il diritto d'autore è riferito appunto a ciò che può definirsi opera. La Corte di Giustizia comincia a dire che quella di opera è una nozione propria del diritto dell'Unione, quindi non è una definizione nazionale, dopodiché afferma che esiste un'opera nel momento in cui si possa sostenere che c'è un oggetto originale. Sul secondo aspetto di questa definizione, cioè originale, la Corte ribadisce delle cose tutto sommato note, ovvero un oggetto può ritenersi originale quando si può ritenere che sia l'espressione di una creazione intellettuale dell'autore, che ne rifletta la personalità e rifletta delle scelte libere e creative che questo soggetto ha compiuto nella realizzazione dell'oggetto medesimo. Per libere e creative, spiega di nuovo la Corte, significa che queste scelte non devono essere state determinate da considerazioni di carattere tecnico o da regole o da altri vincoli. Vedremo che su questo tema, in particolare con riferimento alle considerazioni di carattere tecnico, la Corte di Giustizia è tornata ancora una volta recentemente con la sentenza nel caso Brompton. Diciamo che fino a questo punto non stiamo sostenendo niente che non fosse già, come dire, nel panorama delle precedenti decisioni della Corte. Oggetto originale, abbiamo detto che cosa significa originale. Sul discorso di cosa possa essere questo oggetto, ovvero la parte centrale della nozione di opera, la Corte si sofferma molto sul fatto che debba trattarsi di qualcosa che sia identificabile con sufficiente precisione ed oggettività. Cioè, l'opera deve essere identificabile in quanto tale. Nella sentenza Brompton, su questo, che è la sentenza appunto che abbiamo appena citato relativamente alla questione della libertà delle scelte creative in ragione di eventuali vincoli tecnici, regole, eccetera, su questo tema di questa identificazione con oggettività e precisione si è andati via in maniera piuttosto dritta, nel senso in quel caso si stava discutendo della tutela del diritto di autore di una bicicletta e si diceva: va bene, la bicicletta è oggettivamente identificabile facilmente, quindi questo problema, se possa essere potenzialmente un'opera oppure no, non si pone. In realtà però nella sentenza Kopfvehm la cosa appare un pochino più problematica, perché si fa un'affermazione che per qualche verso può apparire oscura, poiché si dice che ad identificare con sufficiente chiarezza un'opera non sono sufficienti le sensazioni soggettive
della persona che percepisce l'oggetto. Quindi questa affermazione, ripeto, non appare così chiaramente intelligibile, sembra quasi riferirsi alla necessità di un riconoscimento, come dire, più oggettivo ed esterno, appreciazioni appunto soggettive di singoli individui, di quando si possa parlare del fatto che un'opera c'è e quando viceversa questo bisognerebbe escluderlo. Data questa nozione di opera, quindi oggetto originale nei termini che abbiamo appena visto, la Corte di Giustizia fa un'affermazione che sembra essere tranchant quanto al fatto che il requisito del valore artistico non abbia il diritto di cittadinanza a questo punto nella tutela dell'industrial design. Nel senso che dice che quando sono presenti queste condizioni, qualsiasi opera ha diritto appunto alla tutela di diritto d'autore e quindi si concluderebbe anche appunto alle opere dell'industrial design che fondamentalmente sarebbero soggette quindi al solo requisito della presenza della creatività e quindi il requisito ordinario di accesso alla tutela di cui stiamo parlando. Questa in effetti, come anticipavamo, è stata la posizione dell'avvocato generale, il quale ha detto esplicitamente nella sua opinione che per l'appunto era venuta meno una facoltà transitoriamente concessa agli Stati di introdurre questo requisito aggiuntivo prevista dalla direttiva 98/71, che sarebbe stata superata dalla successiva direttiva e che quindi non sussisterebbe più. Ovvero, quindi, il requisito del valore artistico sarebbe, se ci fermassimo qui, incompatibile con il diritto comunitario. Se non che la decisione Kofemel compie tutta una serie di ulteriori distinguo che, a mio giudizio, lasciano ancora la partita un po' aperta. Anche se, come vedremo, è già intervenuta una sentenza della Corte di Cassazione relativa in realtà a qualcosa che non ha proprio qualificato come industrial design, ma come progetto di architettura. Si trattava dell'aspetto del concept dei negozi Kiko, in cui la Corte di Cassazione, come vedremo, sembrerebbe aver sposato una lettura della sentenza Kofemel che va proprio nella direzione di dire che la creatività sia requisito necessario e sufficiente per l'ingresso, l'accesso alla tutela dei diritti d'autore. La Corte di Giustizia invece fa un ragionamento più sofisticato, perché incomincia a dire: ma i modelli possono essere assimilati a un'opera? E la sua risposta dopo una lunga disamina è che è possibile, ma non lo si può dire in senso generalizzato, nel senso che ciò è possibile in linea di principio, ma dovendo ricorrere ancora una volta le condizioni di cui si era detto, cioè la presenza di un oggetto identificabile in maniera precisa e definita e che sia originale. Però ancora fin qui tutto sommato ci starebbe una lettura di questa decisione, nel senso che per l'appunto il requisito del valore artistico sarebbe fuori campo. Ma si va oltre, nel senso che i giudici comunitari fanno degli ulteriori distinguo e cominciano col dire che il fatto che l'ordinamento comunitario sia improntato all'idea che la proprietà intellettuale sia protetta non significa che tutte le realizzazioni possono aspirare appunto a questa tutela, abbiano diritto ad una tutela identica. E quindi comincia ad entrare più nel merito della disciplina sui modelli, domandandosi per l'appunto se i modelli, i quali, come abbiamo detto, possono in certe condizioni essere assimilati delle opere, debbano godere sempre appunto della tutela di diritto d'autore. E ripeto, qui la Corte apre una digressione piuttosto interessante su quella che è la distinzione, dal suo punto di vista, fra la tutela dei modelli e la tutela di diritto d'autore. Nel senso che si traccia un distinguo fondamentalmente su una prima tutela, la quale riguarda sostanzialmente gli oggetti che siano nuovi ed individualizzanti, ma che comunque presentino un carattere di utilità e siano destinati a una produzione di massa, oggetti le cui caratteristiche giustificano, secondo la Corte, una tutela che abbia una durata più limitata di quella del diritto d'autore, sufficiente a ripagare gli investimenti che sono stati fatti per la realizzazione degli stessi, ma non tale da ingessare per un periodo troppo lungo il mercato.
la diversa tutela del diritto d'autore che si più lunga, che è un elemento fondamentale perché per i modelli si parla 25 anni dalla domanda, per il diritto d'autore si parla di 70 anni dopo la morte del diritto dell'autore, e questa più pregnante tutela, quantomeno su, dal punto di vista della durata, che si giustificherebbe soltanto per gli oggetti che meritano, utilizza proprio questa parola, meritano di essere qualificati come opere. Dopodiché dice che il principio del cumulo è un principio fondamentale e tuttavia questo cumulo non deve essere interpretato nel senso di una sovrapposizione generalizzata che provochi una lesione delle diverse finalità di tutela di questi due distinti istituti. Sembra in qualche modo dire che quindi non si può indiscriminatamente attribuire la tutela del diritto d'autore ai modelli, perché in qualche misura questo provocherebbe appunto una frustrazione delle diverse discipline, laddove per l'appunto una di esse è più pesante sul piano temporale, l'altra lo è meno, perché deve tenere conto anche di esigenze concorrenziali sul mercato che non devono essere ingessate. Quindi, di nuovo, la partita sotto questo profilo, sotto l'aspetto di questi distinguo, rimane aperta. E allora, alla fine, che soluzione dà la Corte? Una soluzione che è chiara soltanto per un verso, secondo me. Cioè, è chiara su quello che non basta perché si possa dire che ai modelli sia attribuita una tutela di diritto d'autore. La decisione dice che il fatto per l'appunto che il modello presenti un effetto visivo suo proprio rilevante sul piano estetico non è di per sé sufficiente per dire che lì c'è un'opera tutelabile come il diritto d'autore. Il gradiente estetico quindi non basta. Dire, far discendere da questo con sicurezza che nel nostro ordinamento non sia più legittimo mantenere il requisito del valore artistico è conclusione, a mio giudizio, incerta, proprio perché dire che un certo requisito non basta non significa dire che dal punto di vista del diritto che questo sia in qualche misura ultroneo. Però c'è un'altra osservazione da aggiungere, nel senso che la Corte torna in questo punto di nuovo su un riferimento che aveva già fatto all'inizio della sua argomentazione, e cioè sostanzialmente dice che di nuovo la percezione soggettiva dell'oggetto e il soggettivo apprezzamento della rilevanza estetica del suo aspetto non sarebbe appunto sufficiente per dire che lì siamo di fronte a un'opera tutelabile col diritto d'autore. E questo passaggio mi fa quasi pensare che in qualche misura si alluda alla possibilità che il gradiente estetico abbia un rilievo, nel senso di dire qui c'è diritto d'autore, laddove goda di un riconoscimento, cioè che in qualche misura si possa pensare che i famosi indici che nel nostro ordinamento venivano valorizzati per dire che c'è tutela dell'industrial design, quindi il riconoscimento degli ambienti culturali e istituzionali, possa avere ancora un valore. Forse non come elemento dirimente, quindi ripensando alla logica di questo sistema, ma come elemento che può contribuire ad affermare per l'appunto i requisiti per la tutela del diritto d'autore, proprio oggettivizzando questa percezione del fatto che il gradiente estetico dell'oggetto di cui si sta discutendo sia una manifestazione di creatività. Ed effettivamente la Corte sembra a un certo punto dire che considerazioni relative all'estetica hanno un ruolo nella creatività, perché a volte il livello estetico di una certa realizzazione è talmente alto che non si può negare che sia creativo. Le due cose quindi hanno una relazione, ma in qualche modo la Corte sembra dire che la risposta a questo quesito dell'accesso è una risposta complessa, che deve prendere in considerazione una pluralità di elementi, di cui sicuramente il rilievo estetico della creazione è uno, perché è imparentato, è collegato entro certi limiti con il tema della creatività,
valutato su un piano non soggettivo, ma oggettivo. E questo piano oggettivo sembrerebbe poter appunto andare ancora nella direzione della valorizzazione del riconoscimento dell'opera come tale. Quindi si è aperto uno scenario che è ancora, come dire, discusso e discutibile, tanto più che, come si diceva, la Corte non si è espressa sul secondo quesito, che era quello che in qualche misura poteva essere di maggiore interesse per quanto riguarda il nostro ordinamento, già che il nostro ordinamento non si accontenta del fatto che il modello presenti un aspetto visivo rilevante sul piano estetico per attribuirgli la tutela del diritto d'autore, ma appunto richiede il valore artistico. E quindi diciamo che probabilmente a fronte di questa discussione si aprirà un dibattito ampio nel quale probabilmente si arriverà a pensare a una risposta appunto più articolata rispetto a quando esistano o meno i requisiti per l'accesso alla tutela d'autore. Ho già anticipato che in realtà la Corte di Cassazione sembra aver dato una lettura più semplice a questa decisione della Corte di Giustizia, nel senso che appunto giudicando della tutela d'autore del progetto di architettura, ripetiamo, non un'opera dell'industrial design, non sono due cose sovrapponibili, in qualche misura la Corte di Giustizia sembra dirlo, cioè che per parlare di opera, quantomeno dal punto di vista dell'industrial design, ci vuole appunto un oggetto, quindi non soltanto un'idea e probabilmente nemmeno un progetto soltanto. E la cosa può fare una certa differenza se la vediamo in questi termini, poiché da un lato, laddove ci sia industrial design, ovvero un oggetto, il divieto di riprodurre senza il diritto, senza il consenso dell'autore, riguarda l'oggetto, mentre se stiamo parlando di un progetto, è discutibile che questo diritto si estenda non solo alla copiatura del progetto, ma anche alla realizzazione dello stesso. Quindi, come dire, questo distinguo tra la necessità appunto che ci sia un oggetto quando si parla di industrial design e invece una lettura che amplia questa nozione anche al progetto crea delle conseguenze piuttosto rilevanti. La Corte di Cassazione questo tema non sembra averlo percepito, sembra aver letto la sentenza Coffemel come una sentenza che in qualche misura toglie dall'equazione il valore artistico. Si esprime in termini piuttosto chiari la Cassazione dicendo che la presenza di un oggetto originale è necessaria e sufficiente e che quindi la tutela potrebbe arrivare semplicemente sulla base di questo requisito, anche se poi in realtà va un pochino oltre, nel senso che dopo aver detto che è sufficiente una forma espressiva definita e creativa, parla della necessità di una chiave stilistica. E allora sul discorso della chiave stilistica sembriamo tornare di nuovo in un'area che è più vicina a quella del valore artistico, così come l'abbiamo concepito e conosciuto. Una chiave stilistica che per essere tale deve godere di un riconoscimento, qualcuno che dica che esiste una chiave stilistica. E quindi tornando ancora al tema per l'appunto della valorizzazione da parte della critica, degli ambienti culturali, del riconoscimento in quanto tale del fatto che una chiave stilistica ci sia. Comunque, ripeto, il discorso rimane senz'altro aperto e può darsi che la Corte di Giustizia venga chiamata a pronunciarsi nuovamente su questo problema, perché mi sembra probabile che per esempio dall'Italia possano arrivare delle rimessioni più specificamente sul tema del valore artistico, proprio perché a questo punto in sede giudiziale ci sarà verosimilmente battaglia su quello che serve per affermare che ci sia o meno diritto d'autore. È interessante notare che se si sgancia la tutela del diritto d'autore dal gradiente estetico, nell'ipotesi in cui si ritenga appunto che il valore artistico non abbia più diritto di cittadinanza o che sia comunque un elemento tra gli altri che può portare al riconoscimento della creatività, ha qualche riflesso anche sul coordinamento tra la disciplina del diritto d'autore e la disciplina sui marchi di forma. Fondamentalmente fin qui si è ritenuto che ciò che è coperto, le opere dell'industrial design coperte dal diritto d'autore non possano accedere alla tutela come marchi, in quanto il valore artistico si tradurrebbe in quel valore sostanziale
che la forma dà al prodotto che impedisce per l'appunto la valida tutela anche come marchio. Nel momento in cui le coordinate del discorso cambiassero, e forse la sentenza Coffer le ha già cambiate, togliendo appunto il diritto d'autore dall'equazione, a questo punto la possibile sovrapposizione tra una tutela della forma col diritto d'autore e la tutela della forma come marchio registrato, o comunque come segno distintivo, potrebbe risultare invece meno critica, e quindi anche questo è un aspetto da indagare. Ho ancora solo 2 minuti. Facciamo solo un brevissimo riferimento alla sentenza Brompton, che riguardava il design di una bicicletta pieghevole che poteva assumere tre posizioni diverse. Affronta il tema del fatto che possa esserci diritto d'autore laddove stiamo parlando di una forma che è determinata da ragioni di carattere tecnico, come ovviamente lo era quella della bicicletta, appunto per poter assumere queste posizioni. La Corte dice delle cose interessanti, cioè dice che questa connotazione funzionale della forma non è sempre preclusiva della tutela del diritto d'autore, laddove comunque l'autore residuasse un margine di libertà nella realizzazione dell'oggetto. E quindi questo è sicuramente uno spunto molto interessante, anche se in qualche modo è poi un po' ritrattato all'interno della sentenza, laddove si dice che, per esempio, il fatto che esistano delle forme alternative a quelle scelte dall'autore per realizzare lo stesso risultato tecnico non è di per sé indicativo del fatto che lui avesse libertà di manovra, il che francamente mi sembra un'evidente contraddizione, nel senso che se c'erano delle alternative, per definizione l'autore ha avuto una libertà nel creare, appunto nello scegliere la forma per raggiungere il risultato tecnico. Quindi questa cosa affermata mi sembra un po' contraddittoria, anche se poi con un'ulteriore precisazione la Corte dice anche sì, però questa cosa dell'alternativa si deve prendere in considerazione per vedere se c'era effettivamente un margine di libera scelta creativa in capo appunto all'autore. Non vorrei che in realtà qui si arrivasse a una soluzione simile a quella in materia di marchi di forma, in cui si dice che fondamentalmente le forme che hanno una connotazione tecnica sono sempre escluse dalla registrazione, anche se ammettono delle alternative, a meno che non siano costituite appunto dall'elemento che ha una funzionalità tecnica ancorché fungibile, più qualcos'altro che vi si aggiunge, e allora va bene, sì, però stiamo parlando a quel punto di una tutela che non riguarda l'elemento funzionale, ma qualcosa che si aggiunge. Anche su questo punto, quindi, la risposta data dalla Corte non è del tutto chiara, si presta sicuramente a ampi margini di discussione e sembra contenere in qualche misura una contraddizione interna, ma sarà compito degli interpreti, i giudici, gli studiosi e gli avvocati cercare di dipanare questa matassa, della quale spero di avervi dato almeno per linee generali contezza. Ringrazio tutti, sono stata nella mia mezz'ora, quindi spero che saranno tutti contenti anche da questo punto di vista, e auguro un buon proseguo dei lavori. Buona giornata. Grazie davvero per questa interessantissima relazione, che ci ha portato ancora una volta a discutere degli aspetti di valenza culturale del design. Ed è un tema che è fondamentale proprio perché ci pone in luce la necessità del coordinamento fra diverse tutele, dell'allineamento fra diversi interessi e del pesare quanto questi diversi interessi, pubblici e privati, possano portare ad una soluzione piuttosto che ad un'altra. Ci siamo, io direi, meritati un'ora di pausa. Riprendiamo alle 2 esatte con la tavola rotonda. Grazie a tutti e appena più tardi. Arrivederci.